Ciao e bentornato sul canale, io sono Pasquale e questo è Io Risparmio, il canale dove ti porto assieme a me, mano nella mano, spero senza tirarci troppo, attraverso le mie esperienze e quello che mi porta forse un giorno ad essere indipendente finanziariamente ed economicamente. Nel video di oggi voglio estrapolare dalla diretta che ho fatto qualche giorno fa, in cui ho parlato dei 6 ETF che ho aggiunto al mio portafoglio di eToro, e presentarti un piano, diciamo, basato su due di quei ETF, che potrebbero essere considerati come un piano a lungo termine, per cui un piano di accumulo per ottenere una rendita magari nel futuro. Ovviamente non si tratta di consigli finanziari, ma semplicemente volevo, siccome avevo fatto la live e avevo spiegato questi due ETF come funzionavano e per quale motivo li avevo aggiunti al mio portafoglio eToro, volevo anche darti un piccolo backtesting, per cui da quella live andrò a estrapolare la parte relativa a questi due ETF in particolare, che sono l'AOR e l'MTUM. Oggi non mi vengono le parole. E prima di questo andrò a fare un backtesting in cui simulerò tre portafogli diversi con tre tipologie diverse di allocazione di questi due ETF, comparati con lo Standard & Poor's 500, anzi con l'ETF che lo segue, l'SPY. Ovviamente se vuoi andare a vedere come proseguono i miei investimenti e in particolare il mio portafoglio relativo anche a questi 6 ETF, ma ovviamente anche a tutto il resto dei miei investimenti, puoi sempre andare a controllare dal link qui sotto su eToro come procede tutto. Anzi, se non sei iscritto e hai intenzione di iscriverti, puoi usare il link affiliato qui sotto. Tra l'altro, ti voglio ricordare che martedì ci sarà la live nel quale discuteremo un argomento che comunicherò successivamente, ma ovviamente la cosa più importante, nella quale andrò ad estrarre i tre libri del giveaway che ho, diciamo, programmato proprio per quel martedì, per ringraziare chiunque mi sta seguendo e chi mi sta supportando su questo canale dopo che ho raggiunto i 1000 iscritti. Per cui mi raccomando, non mancare alla live di martedì. Martedì è vediamo un attimo, il 16. Martedì 16, e la farò alle ore 19:30, ore italiana. Bene, adesso bando alle ciance e mi raccomando, guarda il backtesting e poi anche la mia analisi dei due ETF. Allora, eccoci su Portafoglio Visualizer. Per quanto riguarda questo piccolo inizio, questa piccola parte iniziale del video in cui voglio farti vedere come vanno a reagire questi due ETF messi insieme rispetto al benchmark di riferimento, che in questo caso è l'SPY, cioè l'ETF che segue lo Standard & Poor's 500, ti faccio vedere più o meno queste tre configurazioni con una 30-70, un 50-50 e un 70-30. Quali sono i drawdown rispetto anche all'S&P 500, ma anche rispetto ai tre portafogli? Qual è il guadagno, il CAGR annuale medio? E poi ti lascio l'analisi dei due ETF che, come dicevo prima, ho fatto nella live che ho fatto qualche tempo fa, in cui spiegavo i 6 ETF che ho aggiunto al mio portafoglio di eToro, che tra l'altro ti ricordo puoi sempre trovare qui sotto in descrizione. Bene, andiamo a vedere prima di tutto i grafici a torta. E qui praticamente, come dicevo prima, abbiamo nel primo portafoglio un 30% dell'MTUM e un 70% dell'AOR, nel secondo portafoglio un 50% e 50%, e nel terzo portafoglio un 30% di AOR e un 70% di MTUM, per cui questo terzo qui è quello più esposto alle fluttuazioni del mercato. Se andiamo a vedere appunto qui i rendimenti, ci rendiamo conto che addirittura in questo caso andiamo a battere l'S&P 500. Voglio ricordare che alcuni di questi due ETF non erano presenti fino al 2013, per cui per quanto riguarda questa valutazione stiamo solo guardando tutto quello che accade dal 2013 in poi, per cui stiamo escludendo la crisi dei mutui subprime, però stiamo includendo la pandemia in corso. Si può vedere che il portafoglio con la maggioranza di AOR, cioè il primo, sta andando a rendere leggermente peggio degli altri tre, e per altri tre intendo anche l'S&P 500. Ha un drawdown tra l'altro non tanto buono, è un maximum drawdown che non è il peggiore, comunque è in linea con gli altri tre. Se andiamo a vedere invece il 50-50, vediamo che il peggior anno è stato un meno 3,74%, con un drawdown massimo del meno 15,57 e un CAGR del 9,48%. Il migliore fra queste due, fra queste tre configurazioni è sicuramente con un 70% di momentum e un 30% di AOR, che ci va a dare un CAGR annualizzato dell'11,15%, un massimo drawdown di un 16,5%, che è solo un 1% in meno, anzi in più, rispetto
al portafoglio 2, ma con un anno peggiore che è un 2,91%, per cui in questo caso stiamo andando ad avere delle performance migliori rispetto all'S&P 500, con un anno peggiore che diciamo è un 2% quasi meno verso il basso, ecco, se si può dire, anche perché c'è una leggera correlazione minore rispetto al mercato di riferimento. Di questo ETF ne avevo già parlato in passato, in realtà, quando ho fatto una presentazione dei tre ETF da tenere a lungo termine, appunto, per il piano di accumulo. E infatti questo ETF rientrerà in una delle mie strategie di accumulo, non a vita come i tre ETF che utilizzo, il TLT, il VTI, il GLD, ma comunque presumo di tenerlo per un lungo periodo. Questo perché, prima di tutto, cos'è? AOR è un portafoglio completamente diversificato di investimento che vanno a coprire sia il comparto azionario tramite ETF che il comparto obbligazionario. Infatti, qui lo dice anche, è un ETF che in realtà si potrebbe tenere unicamente per diversificare il portafoglio in maniera univoca, appunto, con un solo ETF. È sempre BlackRock, iShares. Andiamo a vedere le performance che, ovviamente, nell'arco dell'anno, essendo un ETF a bassissima volatilità rispetto agli altri che presento stasera, è un ETF che ha anche dato dei profitti minori. Però, se andiamo a guardarlo senza la crisi pandemica in corso, possiamo andare a vedere che ha un annualizzato piuttosto simpatico. Ecco, non dovrebbe deludere chi vuole andare su una tipologia di investimento più o meno sicuro, più o meno bilanciato. Andiamo a vedere, appunto, anche qui che fatti. E anche questo la metà, diciamo, di quello che abbiamo visto prima dell'SOXX. Ci sono circa 107.000 azioni sul mercato ed è un multi-asset, come dicevo prima. Quali sono i portafogli? Ovviamente il beta è 1,5 perché c'è una sostanziosa parte di obbligazionario, per cui è un ETF, appunto, che permette di avere un'ottima diversificazione. E la cosa bellissima è che questo si può definire un ETF di ETF. E perché dico questo? Perché, allora, passiamo prima ai, poi li guardiamo. Perché praticamente questo ETF ha degli ETF azionari e degli ETF obbligazionari all'interno del proprio pacchetto. Ha solo queste 9 holdings, per cui non si va da nessun'altra parte, non ci sono tantissime cose da gestire. Ha un ETF azionario sul Standard & Poor's 500, uno sul Total USD Bond Market, un altro sull'International Developer ETF, gli Emerging Market, i bonds aggregati, Mid Cap, Small Cap, Treasury Agencies, per cui è un qualcosa di veramente diversificato che un po' va a creare un mini portafoglio semplicemente con un singolo ETF, sia per quanto riguarda il mercato obbligazionario che quello azionario. E come si può vedere, tra l'altro, tra i bond del mercato americano e quelli aggregati e quelli delle piccole e medie aziende, comunque, a parte una piccola parte di azionario, è un ETF che è prevalentemente obbligazionario, e anche per quello va a costare parecchio poco. Infatti, il net expense ratio è di un 0,25, lordo 0,31, 0,25 netto, per cui si tratta di un costo veramente molto ma molto basso. Questo ETF viene inserito nel mio portafoglio come piano di accumulo, però non ha diciamo, un termine enormemente lungo, per cui io presumo di farlo intorno ai 5-6 anni massimo, ed ha una volatilità bassissima. Io in questi giorni, per andare a beccare il limit price che avevo inserito, è successo solo oggi perché c'è stato un crollo, come si è potuto vedere, dei mercati piuttosto consistente. Altrimenti, molto probabilmente, io avrei dovuto aspettare degli anni per entrare. La tipologia dell'ETF diversifica anche fra paesi, sia per quanto riguarda il mercato azionario che quello obbligazionario, e questo si è visto anche prima. Abbiamo visto anche delle small cap, delle mid cap. Il 60% circa è sugli Stati Uniti d'America, poi c'è una buona parte di Giappone, Cina e Regno Unito. Comunque si copre anche una notevole parte delle altre nazioni, però sono fra tutte, diciamo, le altre nazioni forse saranno un 15% massimo, per cui è molto orientato sul mercato americano e un po'
di meno su altri mercati molto sviluppati. È un ETF che mi piace moltissimo perché, come dicevo prima, appunto si riesce a diversificare anche con un unico ETF, un portafoglio diciamo misto fra azionario, obbligazionario e di cash. E per chi non ha tanta voglia di spendere tempo a cercarsi l'obbligazionario, l'ETF obbligazionario, l'ETF azionario, può essere un'ottima fonte di time saving, come dicono gli inglesi. Molto probabilmente è uno ETF che avevo già parlato in un altro video, e una volta che la live sarà finita magari linkerò i video di questi tre ETF da qualche altra parte. Questo qui anche da utilizzare molto probabilmente in una ottica di un piano d'accumulo, ma non nel lunghissimo periodo come i tre che sto utilizzando, è il MTUM. Questo ETF mi è venuto in mente per un semplice motivo. Qualche tempo fa il mio amico Gianluca Ranieri Bandini fece un video appunto su un ETF che andava a seguire il momentum, il fattore momentum del mercato americano. E diciamo, l'ETF che lui menzionava non c'era, forse lui parlava del momentum mercato internazionale, però su eToro c'è questo, MTUM. Cosa vuol dire momentum? Praticamente il momentum va a prendere nel proprio pacchetto tutte quelle aziende che hanno una volatilità particolare del loro prezzo. Per cui cerca di seguire quelle aziende che possono nel contempo dare delle performance maggiori. Ha un expense ratio molto basso, sempre questo, anche questo di A-Share, 0,15%, per cui è un qualcosa di molto accettabile. Da inizio anno è andato un 3,92, che oggi sicuramente andrà verso il basso. E andiamo a vedere, appunto, vediamo se riusciamo a vederlo fino al 31 dicembre. L'anno scorso, in un anno, ha dato il 27,5%, e comunque un 15% da quando è stato creato, credo 5 anni fa. Per cui è una di quegli ETF che offre un discreto risultato senza una volatilità ampia. È un ETF molto capitalizzato, come si può vedere anche da questo prospetto del Keyfacts, e ci sono anche quasi 1.400.000 azioni presenti sul mercato. Si tratta di equities con 125 aziende nel pacchetto dell'ETF, per cui si tratta di un ETF molto diversificato. Andiamo a vedere il PE ratio. Il beta è 1,91, per cui ovviamente contiene azioni, è molto vicino a quello che può essere il mercato americano azionario. Vediamo un attimino, andiamo a vedere qui le fees. Il 0,15% l'ho detto prima. Quali sono le aziende presenti? Ovviamente tutte quelle che hanno in questo periodo un prezzo che tende ad avere il momento di salita verso l'alto. Queste sono le top 10. Non le andiamo a vedere tutte perché sono 125, però Apple, Amazon, Microsoft, Johnson & Johnson, Nvidia, Tesla, UnitedHealth, Adobe, Intel e Netflix. Però, a differenza di molte altre ETF di questo tipo, comunque si tratta, anche per le prime 10 holding, non si va a coprire un 60-70% del capitale, ma comunque sono molto piccole, sul 5, 4, 3%, che comunque secondo me è un'ottima diversificazione, può andare a dare un momentum di queste aziende senza però intaccare troppo la volatilità dello strumento, per cui senza creare attacchi di cuore. Tra l'altro io, per esempio, oggi il momentum del mio ETF fino a ieri era un più 1,5%, adesso è un meno 0,7%, per cui nella giornata in cui le borse stanno facendo un tompo eccezionale, mi ha garantito comunque una discreta, diciamo una discreta compattezza, nel senso che non sta andando a perdere in maniera troppo eccessiva. Mi volete così? O così? No, facciamo così, sennò si vede la faccia mia con i capelli rasati che sembra che me li sono fatti da solo. Ah no, è vero, me li sono fatti da solo. E cos'altro dire su questo ETF? È diversificato anche per tipologie di settori, healthcare prima di tutto, per cui tu Mauro mi chiedevi healthcare, qui c'è una piccola parte di healthcare che può essere molto utile,
per quanto riguarda anche riuscire a performare in questo settore. Poi abbiamo Information Technology, Consumer Discretionary, Communication, Real Estate, per cui si tratta di un ETF abbastanza diversificato. Ovviamente la tecnologia e il settore di healthcare vanno a coprire quasi il 63% di tutto il portafoglio totale di questo ETF, per cui bisogna tenere in considerazione, perché ovviamente Information Technology e l'healthcare si è visto in questo periodo come sono stati volatili, e bisogna farne anche una considerazione se appunto non si è molto propensi alla volatilità, anche se, come dicevo prima, questo ETF, sfruttando il momentum, dà anche la possibilità di evitare di andare a perdere, diciamo, un po' di coronarie lungo il percorso. Bene, spero che questo assunto sia stato di tuo gradimento. Volevo semplicemente darti, diciamo, uno spunto prima di andare a collocare le due parti della live in cui parlavo di questi due ETF, anche dandoti un backtesting, e poi soprattutto per chi non ha potuto vedere la live nel suo complesso, almeno questo era un surrogato di quella esperienza. Tra l'altro, se il video ti è piaciuto, ti chiedo di iscriverti al canale, di cliccare la campanella delle notifiche, ovviamente di lasciare un bel pollice in su se il video ti è piaciuto, e di sostenermi su Patreon se vuoi aiutarmi nel mio percorso di indipendenza finanziaria. Anche per oggi è tutto, e ci vediamo la prossima volta. Ciao!